Ciao a tutti, buona giornata. Iniziamo una nuova settimana. Sarà difficile o facile? E oggi è lunedì 11 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Di pessimo umore ma la salute tiene. L'umore oggi non è dei migliori, peccato rovinarsi la lunedì bisticciando con tutti, con il mondo e con se stessi. Ma con il Sole, Marte, Mercurio, tutti quanti in quadratura in famiglia non si respira aria serena e se siete di turno sul lavoro meglio non guardarvi due volte e non rivolgervi la parola. A rendervi così umorali probabilmente un brutto sogno che vi ha fatto andare a letto col piede sbagliato e poiché siete emotivamente ipersensibili e attenti ai dettagli, basta una sciocchezza per fomentare la vostra reazione. Suscettibilità sopra le righe. Ma che farci se siete fatti così? E la prudenza in persona, una donna guardinga, che sospetta di tutti, che non si fida. Una donna che ha nel suo passato tanta sofferenza e che potrebbe procurarvi dei problemi. Ama comandare in amore, scarica sul partner i suoi problemi. Potrebbe essere anche la vostra rivale in amore o una donna che vi insidia per possessività o gelosia. Una donna molto gelosa. Ignorate le male lingue e continuate ad andare avanti per la vostra strada. Vi farà bene. Mettetevi nei panni di alcune persone che recentemente avete criticato per i loro atteggiamenti, vedrete che in fondo con un pizzico di tolleranza in più riuscireste a risolvere alcuni problemi che avete con loro. Un periodo che inizia oggi davvero nuovo, vi sembrerà che lentamente le cose iniziano a girare per il verso giusto e alcune potrebbero prendere strade impreviste e imprevedibili. Sappiate cogliere a volo tutte le nuove occasioni. Riceverete un regalo a breve, i nati di sabato potrebbero avere anche qualche gradita sorpresa in amore. Curate di più la puntualità in generale, sia negli appuntamenti, che nei pagamenti o nei vostri doveri mostratevi sempre precisi, puntuali e degni della fiducia degli altri. Se vi sentite sotto pressione, sempre a dover dare spiegazioni a tutti e su tutto. Allora prendete in seria considerazione un periodo di solitudine lontano da occhi indiscreti e con voi stessi, soli. Buone opportunità in fatto di lavoro se siete nati di giovedì. Un piccolo colpo di fortuna vi aspetta. Colpi di fortuna e vincite. Sarai simpatico e attraente. Serata allegra. Dedica più tempo alla famiglia e alla salute. Fai delle lunghe passeggiate. Cautela nel parlare di qualcuno in presenza di amici o colleghi, potrebbero riferire ben altro e mettervi in cattiva luce. Controllate meglio il vostro umore, perché troppi mugugni potrebbero dare fastidio a qualcuno. Qualcuno può sentire il cuore ingessato, per proteggersi, mettersi al riparo da grandi amori che incalzano. La ragione o il torto, sono concetti molto labili e non assoluti, quindi dovete evitare di impuntarvi su una questione. Lavorare in compagnia in questa giornata potrebbe crearvi qualche problema, soprattutto dal punto di vista decisionale. Sentite un'aria nuova, diversa, che si rivela l'ideale per riscaldarvi lo spirito e lanciarvi in nuovi stimoli. In cielo si avvicendano pianeti che bloccano alcune vostre iniziative, ma solo temporaneamente. Per chi pratichi attività sportive può organizzarsi felicemente e ottenere risultati strepitosi. Pianeti contrari, Mercurio, Sole, Plutone e Marte, possono esporvi ai fastidiosi malanni di stagione, come i primi raffreddori. Si impongono momenti di relax e un'attività che non metta il fisico sotto un eccessivo sforzo. Per voi si prevede una giornata positiva in amore, anche se da tempo state mettendo il partner sotto pressione alla prova. Ne vale davvero la pena? Non rischiate di far sì che perda la fiducia? Sul lavoro in questi giorni avete davvero un'ottima carta da giocare, ma non esagerate nelle discussioni con i colleghi. Una voce ti dice di buttarti, un'altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell'agibilità del tuo cammino. Ogni tanto avete degli sprazzi di lucidità, nei quali riuscite ad essere più lungimiranti e a prendere decisioni che coinvolgono anche altre persone, oltre voi stessi. Questo è un passo importante per certe relazioni. Solitamente vi fate prendere da mille paure,
tutte concentrate su coloro che avete di fronte. Ciò che vi blocca è il timore che possano abbandonarvi per qualcosa di più interessante, quindi siete portati ad evitare di netto i coinvolgimenti. Oggi sentirete che qualcosa sta cambiando. Lunedì sottotono e non c'è da stupirsi con il trio Sole Mercurio Marte in quadratura al vostro segno, che pone l'accento su problemi in casa e su questioni di famiglia. L'unico membro della casa in buona salute mentale è il quattro zampe, impersonato dalla Luna in Sagittario, giocosa e allegra come sempre. Amore ed Eros, tensione altissima in famiglia, se ricevete una telefonata dal capo per una sos di lavoro, il partner non sopporta di dividervi con l'azienda, immaginando chissà quali tresche. In realtà adorate lui o lei e i vostri puppi, ma come spiegarglielo senza destare ulteriori sospetti? A volte è bello vivere l'attimo e provare a godersi i piaceri della quotidianità senza doversi necessariamente impegnare in programmi a lungo termine. Chiudete gli occhi, afferrate la mano della dolce metà e provate a vedere dove vi porta la strada. L'interesse per la cultura e per i viaggi costituisce uno degli elementi fondamentali del vostro benessere. Con Nettuno, pianeta amico fedele, riuscite a programmare con la vostra dolce metà una prossima vacanza che già sapete ricca di stimoli avventurosi. Plutone in un punto dello zodiaco non molto congeniale, il Capricorno, vi suggerisce di non alzare troppo la posta col partner, specie se nati in luglio. Lavoro e denaro, quante faccende vi tocca svolgere oggi in casa e magari anche porre rimedio a disastri combinati dai vostri figli, sempre su di giri. Inutile chiamare l'elettricista o l'idraulico se avete la mano del bricoleur e riuscite a cavarvela da soli, oltretutto divertendovi. Molti pensieri invece riguardo ai vostri conti, ed è finita solo la prima decade d'ottobre, chissà cosa ne penserete la notte di Halloween. La tua mente avrà difficoltà a gestire l'energia inaspettata. Rimanete in equilibrio e siate aperti a diverse possibilità. Questa flessibilità sarà la chiave per rimanere sani di mente durante gli eventi a sorpresa che si presentano durante la giornata. Lavorate anche oggi. Fate una professione che prevede scambi e transazioni economiche? Non sempre ci si comprende tra i collaboratori. Il sole contrario, nel segno nemico, amatissimo della bilancia, vi può creare qualche intoppo nella comunicazione specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 di luglio, contribuendo a rallentare il vostro abituale ritmo efficiente. Benessere, chiamatelo pure col suo nome, malessere, e localizzatelo allo stomaco, punto debole del segno, è lì che si coalizzano tutte le tensioni in gioco, le liti col partner, l'ansia per il lavoro, quella sensazione di stanchezza generalizzata che vi fa calare la palpebra anche in situazioni dove tutti saltellano e ridono come matti. Tutti tranne voi, che russate sommessamente. L'allineamento planetario di oggi ti fornisce supporto e ti dà la possibilità di stabilizzare l'energia emotiva attraverso l'attività fisica. L'esercizio che ottieni tonificherà e rafforzerà i muscoli e, a sua volta, ti sosterrà quando affronterai sfide inaspettate della vita. Per lei, a pranzo dalla suocera e già potete immaginare il film che vi attende, cucina succulenta, pesantissima per lo stomaco e qualche battibecco come accompagnamento delle pietanze. Per lui, bruciore di stomaco, il solito stress da manager. Ma se cominciate a lamentarlo già la lunedì pensando all'agenda del lunedì, siete messi maluccio. Urge una visita dal medico. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.